quelle super frizzanti, perché l'ospite che abbiamo è l'irriverenza fatta persona, e quindi avremo un sacco di argomenti da trattare un po' a modo nostro. E non vedo l'ora di parlare con Filippo, che arriverà subito dopo la sigla, che ora vi lancio. A tra poco. Eccoci qua in compagnia di Filippo Garavaglia, altrimenti detto Bere Buona Birra. Eccolo qua. Ciao. Ah. Buongiorno. Ci sentiamo? Mi senti? Ciao. Benissimo, eccolo qua. Come stai? Sei con una birra in mano? Anche io. Io ho una extra special bitter di filo di rana. Conosci? Sì, hai presente? Mi senti, mi vedi? Filippo, ti avevo perso. Ti vedo in video, ma non ti sento. Cosa facciamo? Quanto dura la sigla? No, la sigla è passata. Tu sei in lag totale. Molto bene, abbiamo un problema di, direi, di connessione. Vediamo se riusciamo a capire in qualche maniera come si sta muovendo la questione dietro le quinte. E intanto vi introduco il personaggio. Penso che tutti quanti conosciate Bere Buona Birra. Posso recuperarmi di qua per piacere, grazie. Bere Buona Birra è un è il, diciamo così, il con la I maiuscola e B maiuscola Beer Shop di Milano. Non si offende a nessuno degli altri, naturalmente, ma il Filippo ha a suo tempo aperto questa attività con un occhio al futuro e un occhio a cosa succede in altri paesi, riuscendo a creare una situazione molto molto particolare, nella quale unendo competenza e la possibilità di vendere birra in bottiglia, birra in lattina quando poi hanno iniziato a diventare di moda, e finalmente i anche fine, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Evidentemente c'erano i poteri forti che non volevano farmi collegare. Guarda, l'ho pensato anch'io, in realtà non l'ho voluto dire perché non mi piace fare il complottista, ma secondo me c'è lo zampino di qualcuno dei nostri ascoltatori che voleva incasinarci la vita. Esatto. Io mi sono permesso di fare un'introduzione su di te, dicendo che sei un personaggio irriverente, che ti sei permesso di creare un nuovo concept di beer shop in tempi non sospetti, per cui il beer shop deve fare riferimento a quello che è Bere Buona Birra oggi per avere un senso. Però adesso non lo so, in realtà cioè, Bere Buona Birra nasce come un po' riassunto, ma anche un po', non dico che non è copia brutale, però mi sono ispirato a tanti locali che erano già esistenti. Beh, lascia perdere poi Roma, che sai che è un caso a sé stante, perché certo, ha dettato il modo di lavorare per tante persone del settore, ma mi sono anche ispirato a locali come il Birra Trovo di Como. Vero, Filippo, sì, poi, certo. Adesso addirittura fa anche un po' di ristorazione, dicono essere anche molto molto buona, e l'offerta delle sue spine è anche aumentata, però si è ispirato anche a quello che era lì, sono andato a trovarlo prima di aprire, visto lui addirittura esageratissimo, la paretona di bottiglie, però la cosa molto molto bella era vedere è stato vedere il tipo di format, ma anche il tipo di risposta dalla clientela, cioè un negozio ma con dentro un'anima da pub. Senti un po', come ti spieghi allora questa notorietà clamorosa che ha Bere Buona Birra a livello nazionale e in realtà non solo? Cos'è, una questione di basette? sarebbe molto molto bello, ma secondo me è dovuta al fatto che innanzitutto ha aperto su Milano. Esatto. Che è un altro tipo di... Una vetrina. Di vetrina, ovviamente. E tuttora io, ragazzi, non mi capacito come sia dovuto arrivare io a aprire un locale del genere nel 2012 per avere effettivamente un beer shop con mescita su Milano. Quello mi ha lasciato un po' così e tuttora mi lascia così, perché poi adesso abbiamo tanti colleghi, però effettivamente è arrivato un po' in ritardo Milano, e tuttora, secondo me, ne abbiamo parlato più volte nei locali, tra Publican, Milano è vista molto come Mecca, ma... Non ha il potenziale di tante altre cose. Vero, è abbastanza vero. Questa cosa mi ricorda l'epoca in cui in Campari veniva a Milano abbastanza spesso e si domandava come fare a raggiungere dei risultati economici corrispondenti alla dimensione della città,
E io cercavo di spiegargli timidamente che la verità è che poi alla fine eravamo in cinque in quel momento lì quando girava lui, non c'era tanta gente che potesse raccogliere il suo prodotto, perché la verità è che Milano è una città molto bloccata, no? È una città dominata dai vari Partesa, dai vari... C'è anche quell'aspetto lì, ma secondo me è anche una questione di abitudini di consumo, abitudini di bevuta. Se tu pensi, il cliente medio nostro, a parte gli ottimi clienti, clienti fissi, quelli che comunque poi vediamo sempre nel nostro settore, il cliente medio milanese beve molto di meno in media rispetto anche, te lo dico sinceramente, un cliente di provincia. Io qua ho lavorato anche nei pub delle mie parti, si beve molto di più. C'è molto più un consumo nel locale di andare lì a prendere una birra, spostarsi, fare qua, spostarsi, girare. E, anche quello è un elemento, ma anche il concetto di offerta, secondo me, a Milano ho notato che negli anni comunque rispetto, parliamo sempre di Roma, anche di, non so, guarda esempi come Halle dell'Arrogant, la ricerca del prodotto dietro certi tipi di offerta è diversa. Milano è la patria del precotto ben presentato, del format tutto in outsourcing, per cui l'anima dell'abitudine di andare, mi ricordo un frangizze del Barley Wine che aveva girato un po' di locali, non birrai, ma locali di Milano, aveva detto: sì, io presento, do da mangiare queste cose alla mia clientela, mi tirano i piatti in testa, cioè non c'è un non si sa chi arrivi questa cosa, chi l'abbia fatta, si vede palesemente che è un preconfezionato. È un bisogno diverso, secondo me, anche un tipo di approccio al consumo del bevande, del cibo diverso. Sì, può essere, è un'analisi che si potrebbe decisamente approfondire, poi non so se riusciremo a risolvere il problema, perché il milanese, ammesso che esista ancora la figura del milanese in senso stretto, no? Perché poi Milano ha molto di indotto derivato dalla città, insomma, lavorativa, che concentra forse il doppio della sua popolazione durante la giornata, o almeno concentrava, però è vero che l'esigenza è probabilmente diversa, più di servizio che non di piacere tante volte, quindi chiaramente cambia un po' la tipologia di clientela che possiamo servire. Mi sei scappato dallo schermo, adesso ho paura. Che fine No, fai? si sta prendendo la birra, ragazzi. Cosa Sa. beviamo insieme? Io ho intravisto prima qualche cosa, ma sono molto curioso. Cosa stai bevendo? Io sto bevendo un extra special bitter che trovo fatta molto bene, ma della bottiglia io le birre impronta inglese non le amo tantissimo in realtà, mi manca un filo di, come dire, di quella pompa, di quella, vabbè, sappiamo di cosa stiamo parlando. Potresti prenderla, farla piovere molto dall'alto, così un po' si ossida. Potrei provare, sì, effettivamente non ho utilizzato questa soluzione No, decisamente. invece mi avevo visto che ero in magazzino prima per fare le consegne. Ho preso una Pils che sta sempre bene, ma soprattutto l'ho presa birrificio Malaripe di Lipe San Genesio, ma soprattutto perché volevo tirar fuori il bicchierone. Questo bicchiere penso che ci sia il proprietario online da qualche parte, quello, cioè perlomeno No, il questo mandante, non il proprietario. bicchierone Forsta di qualità che ho scoperto quando vado in montagna a camminare in un rifugio, innamorato pazzesco, cercato ovunque, e poi è arrivato chiaramente l'onnipresente Mauro Petarra, E così. infatti ha appena riso di questa tua scelta. Comunque ci deve essere un problemino di comunicazione perché io non vedo le chat. Ah beh, guarda, io in realtà le vedo forse con un po' di ritardo, ad ogni modo tanto poi tutte le domande varie te le rimanderò nel momento Ma in guarda, cui... piuttosto intanto, visto che si è appoggiato al computer, accenderò anche il computer e mi guarderò in streaming per poterle leggere. Attenzione ai ritorni di audio che poi fanno un casino che non No, finisce più. chiaramente metto tutto in silenzioso, stai scherzando. Fantastico. Intanto, mentre Bruno Carilli, che è online con noi, segnala che sei molto emozionato, non so se questo... È più emozionato lui per la bellissima tazza che ho, lo so. Senti, Vabbè, io alla fine ci vogliamo una volevo tazza, è un po' anche talk show, non si a poteva non molto avere una poi oggi in tazza. modo particolare. Volevo ragionare con te su questo aspetto. Dimmi. Noi abbiamo davanti un periodo che ovviamente impone delle scelte. Noi oggi dobbiamo decidere se indebitarci, riaprire o non riaprire, tutte queste cose un po' plumbe. Però voi invece vi siete mossi immediatamente con una scelta di delivery. Come sta andando questa cosa? È una scelta che
che ti sta appagando? Allora, sta andando chiaramente anche bene, altrimenti non sarei ancora qua a farlo, mi sarei penso già impiccato. Ma fondamentalmente è inutile andare a indorare la pillola o dire chissà che cosa. La scelta è stata dettata soprattutto anche da un bisogno, il bisogno di un distributore, Sofismi appunto, di cui sono socio, si sa ben tranquillamente, che si ritrova in questo momento ad avere parte, anzi buona parte, perché noi siamo una distribuzione principalmente votata al pub più che al beer shop, siamo pieni di fusti. Questi fusti Certo. che giustamente tutte le abbiamo la cella a 4 gradi, per cui nessun problema, ma ok, 4 gradi, Pils, Saison, Triple, 4 gradi le IPA, un mese, 2 mesi, 3 mesi. Certo, e poi E poi cosa facciamo? Cioè andare a svendere la birra per poi arrivare a dire ok, te la vendo a metà del prezzo, però quella che tiri fuori sa di calzino bagnato, non mi sembra il caso. Cioè, non è questo il lavoro che abbiamo sempre fatto, non conviene farlo adesso, secondo me. no, indubbiamente. Tra l'altro, questo è un problema che comunque accomunerà molti, non soltanto distributori, ma anche locali che hanno magari celle anche importanti e che hanno accumulato prodotto che in questo momento non puoi smerciare. Quindi, fondamentalmente, il problema diventa abbastanza in prospettiva, abbastanza grave, anche dal punto di vista proprio qualitativo. Visto che voi siete in giro sul territorio, che reazione ha avuto la gente, secondo te? Cioè, oggi va a cercare la chicca, va a cercare la cosa introvabile, va a cercare semplicemente di qualcosa per potersi dissetare. Sta in realtà facendo un lavoro per, come dire, supportare la distribuzione e la rete. Come Ma la interpreti? guarda, tu hai chiesto tanti punti. Io partirei dal primo che hai tirato fuori, cioè che tipo di prodotto sta consumando. C'è da dire che chiaramente guardo anche il lavoro che fanno i miei colleghi. Ogni realtà si porta dietro dei consumi un pochino diversi. Perché comunque i primi clienti di Sofismi e di Bere Buona Birra arrivano appunto dal canale Bere Buona Birra, per cui sono persone che sono già state miei clienti. E fanno delle scelte in linea con il loro classico stile di consumo. Però devo dire che si sono anche interessati a cose che normalmente al pub non venivano consumate. E adesso non posso chiaramente fare i nomi, perché sono consumatori che i miei clienti sono normalissimi, ma ho visto anche persone andare a sperimentare e prendere delle referenze dei tipi di stili di birra che al pub ho sempre avuto difficoltà a proporre. Perché anche a spiegare, non c'era la voglia di sperimentare. Forse anche l'effetto quarantena e la non avere niente da fare ha anche un po' stimolato queste persone a provare stili nuovi. Sono contento, Sì. assolutamente. Non vorrei che fosse la sindrome del ora o mai più, speriamo che non sia in questi termini, naturalmente. Però, Oddio, spero nemmeno io che vorrei essere inquietante. ascolta, ti faccio una nota tecnica, siccome qualcuno mi ha rilevato che la voce tua arriva un po' in sottofondo, se riesci a stare un attimo più vicino al microfono, magari aiuta. Però in genere mi dico che urlo troppo, per No, cui. io ti sento molto bene, però probabilmente l'audio non è Nel caso così ci pulito. facciano un fischio. Fantastico, molto bene. Ok, io c'avevo una domanda che invece riguarda non la tua vita personale, insomma, ma tu arrivi da Magenta, hai scelto Milano come punto d'arrivo per la tua attività. Immagino che non ti saresti mai sognato di trovarti in mezzo a una situazione come questa di oggi, ma un piccolo bilancio, dopo, insomma, ormai cosa sono, 6 anni che sei aperto, no? Sette anni Sette, ormai. ok, quindi boh, è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Cosa vedi nel tuo futuro? Beh, allora, in realtà il locale in questo momento sta avendo un periodo di buon successo e mi sono riuscito negli anni anche a tarare un po' la mole di lavoro perché sono partito Da solo, fondamentalmente vero? da solo a lavorare, esatto. E è stato molto provante anche perché è difficile riuscire con questi locali a staccarsi e riuscire a ritagliare il tempo giusto, che non è tanto, sembra una banalità, il tempo da dedicare al tempo libero personale, ma anche il tempo per poter organizzare al meglio le cose.
Certo. Tu che alla fine ti sei ritagliato un ruolo diverso negli anni, hai visto benissimo quanto sia fondamentale avere anche essere sì al bancone, ma potersi staccare dal bancone per fare delle cose, altrimenti non c'è, o c'è una persona in più che lo faccia, o devi farle tu. Certo. Sia semplicemente anche un banale approvvigionamenti, mettere giù, pianificare, prendere i contatti. Sembra una banalità, ma io arrivo da tanti anni di appassionato, poi ho aperto il locale e ho costruito il locale con le conoscenze sviluppate sia da appassionato sia da cameriere, facendo, o da quando facevo un po' lo biospecialista al porco. È fondamentale essere sempre aggiornati. E Certo. fino a qualche tempo fa ero legato a potermi muovere dal locale solo in eventi e in attività che mi potessero sostenere a livello commerciale. Mentre invece ora, anche grazie a Livia, che è molto professionale, sono molto contento, riesco a prendere del tempo libero per poter fare quel lavoro bello che è girare i festival, girare i birrifici, andare all'evento tot, che non è sempre solo divertimento se uno vuole fare questo lavoro fatto bene, ma è anche conoscere, confrontarsi, sperimentare. Chiaro, Alla a fine sperimentiamo livello, anche noi, non no, è no, che chiaro, è ci evidente, non è che sappiamo le cose a priori, ma a livello professionale questo mi sembra che insomma, questa attività ti stia portando e ti abbia portato grandi soddisfazioni. A livello personale, quanto ti è costato? Se ti è Guarda, costato, nel senso che... è una cosa che, di cui si discute tanto, ne abbiamo parlato anche una volta recentemente nelle nostre chat d'emergenza per la questione quarantena, che sarebbe il caso di aprire un piccolo fondo per il supporto psicologico dei Publican. Per questo lavoro molti sanno, non tutti, ma molti sanno cosa stanno andando incontro, ma l'effettiva realtà è anche molto più provante, è un lavoro molto prosciugante, la famosa battuta ma tanto non fai una mazza perché è il PABA, non fai una Ah, mazza perché certo. è il direttore, c'è tutto il lavoro dietro. È bella provante, ma dà anche soddisfazioni. Le frasi fatte, ma anche belle, il PABA non è nulla senza la sua gente, sono tutte vere. Quante persone, basta guardarci in faccia, basta guardare anche i nostri colleghi. Avevo fatto la battuta l'altro giorno con Ale, tenerci lontani dai banconi, per quanto ci rovini fisicamente, è uno shock, facce spaventate, non sappiamo cosa fare. Passare da essere tutto il giorno, tutte le volte chiamati per nome costantemente a zero. Sì, trauma totale. Wow, capisci? È molto dissonante la cosa. Assolutamente. Allora, intanto mi piace aver presentato questo lato umano del Filippo Garavaglia, che invece è sempre super sarcastico a livello di comunicazione, quasi scostante alle volte, no? Ma figurati, Invece infatti, potevo fare la ciao, sono Filippo. Per fortuna potevo cerco andare una anche peggio di così. ragazza simpatica, carina, modo. Fantastico. Per questo ho aperto un pub, così non la troverò mai. Se posso dire cose del genere. Vabbè, quindi vuol dire che sei sul mercato, no? Per capire, così No, è eventualmente. per dire che non è certo una vita tranquilla. Fantastico. Allora, io adesso lancio la sigla di questa prima parte e dopo partiamo con le domande, spero cattivissime, dei nostri followers e le nostre risposte o invece cazzeggi a modo nostro. Sigla e subito dopo ripartiamo. E rieccoci qua. Questa L'audio è volta non si è perfetto. scollegato perché i supporti Fantastico. hanno deciso di gettare la spugna. E allora, al grido di Majo Majokovic che ci lancia questo esci il cazzo Garavaglia ora o mai più, Molto se bene, lo grazie fai dimmelo Mario. che mi giro, così. No, però io mi auguro di vedere su questi schermi prima o poi un qualche, non so, un Peroni scatenatissimo che al live si presenta in tutù, cose del genere. Ah beh, guarda, potrebbe anche succedere, potremmo fare il lato trash, ma veramente trash della birra italiana. Ce la possiamo fare, vediamo un po' come finirà questa trasmissione, se mai finirà, perché bisogna vedere se ci fanno finire la quarantena.
Molto bene. Ma tu pensi a un futuro di bancone virtuale perenne No, io 2030? sono rovinato, bevo molto più qua al bancone virtuale che non al bancone mio, vedi un po'. Per poter uscire di casa ci vorrà la carriola, tra un po' mi devo trasportare. Ma hai visto che girava questo video simpatico inglese del Publican che riapre la porta, anche lui Ah, è fantastico. trema, chiama i clienti, no, no, venite, potete farlo, tutti che piangono. Ma è tutto vero, è tutto vero. Ma Sarà così. infatti penso proprio di sì. Il problema vero è che rischiamo noi di aprire, se non si capisce male da quelle che sono adesso le indicazioni, rischiamo di aprire in una condizione che sarà, diciamo, anomala, no? Perché al di là del discorso mascherina sì, mascherina no, distanze, una persona alla volta, spazi ridotti, insomma, però noi siamo dei pub, noi dovremmo abbracciarla, la gente, facciamo un po' di difficoltà, no? Cioè, il pub Vabbè. vuoto è una cosa che fa sempre male a tutti, ma in primis anche a chi ci lavora dentro. Sì, assolutamente, assolutamente. Molto bene. Allora, abbiamo chiarito le questioni tecniche, siamo riusciti a sistemare tutte quante. Pare che adesso si senta decisamente meglio. A questo punto io ti lancio una domanda di Paolo Erne, così partiamo subito. Ah, No? tra l'altro, Paolo, quando mi hai chiamato ero già in live con Ivano, per quello ti ho La buttato verità è che dentro. Paolo ha detto fuori onda, ha detto che ti odia, non è vero. Allora, volevo creare polemica a UFO così, tanto per gradire. Benvenuto Paolo. Allora, questa è la classica domanda un po' da Marzullo, nel senso che, cioè, qual è il birrificio che vorresti avere e che non potrai mai avere? Esiste, ma chi lo sa, secondo me, noi se alziamo la cornetta, credo che rispondano tutti, non so come dire, adesso non voglio Ma farne ti adesso, però... dirò, una volta avrei potuto dare delle risposte magari nette su queste domande, perché c'erano anche certi prodotti venivano fatti bene solo da pochi produttori al mondo. In questo momento ho sentito anche più volte far battute del genere nel settore la frase, vai, ma tanto possiamo fare anche a meno di, perché l'offerta è veramente, veramente ampia. Poi ci sono delle cose che fa sempre piacere, magari, non so, parliamo di Paolo. Paolo è super appassionato del mondo, appassionato, santo Dio, è, penso, il nome tutelare dell'ambiente spontaneo in Italia, e lui collabora tanto con Bock Rider. Bock Rider è un birrificio che è sempre, sarebbe meglio averlo in offerta, ma non credo ormai che queste cose qua siano fondamentali. Certo. Cioè, così come c'è un Bock Rider, ci possono essere dei prodotti magari meno hype, meno di grido, e più interessanti, o magari semplicemente più interessanti perché poco conosciuti. Per cui in questo momento abbiamo delle situazioni, facciamo sempre questo esempio qua di Bock, perché è un nome che è sulla bocca di tutti, ce ne sono 1600 in ogni categoria. Pensiamo a quello che è successo fino a qualche anno fa con Cloudwater, tutti volevano Certo. Cloudwater, quello che poteva succedere con birrifici americani, i primi import sono sempre le stesse cose. Però è bello anche magari incominciare girando, facendo quel discorso che dicevamo prima, sperimentando e cercando nel settore, a trovare delle chicche nascoste. Sempre per collegarmi a Paolo, l'ho visto anche che ha risposto, che è presente nel live, i prodotti di Monpiano delle Ardenne sono molto interessanti se parliamo di sauna Vero, spontaneo. È assolutamente. una Tra l'altro c'era realtà roba venerdì. piccola, appena nata, e su cui però ho voluto puntare. Paolo ci sta mettendo cuore e anima a dare una mano dei consigli, ma dentro c'è una squadra che è molto professionale. Carmelo stesso, mo hanno acquisito Davide Marinoni. Sono tutte persone votate, ha un'idea, votato un modo di far birra, e vuoi anche per aiuto della situazione che hanno in quel momento lì, in quel posto lì, come clima, i prodotti sono molto interessanti. E sono sicuro che, beh, ne vediamo giù questo a Rimini, tutti hanno parlato tanto di Cantina Errante, altri prodotti molto interessanti. Se vogliamo vedere un prodotto di nicchia come appunto quello Sour, c'è tanta offerta, se visto col lavoro che sta facendo Halle da anni. L'importante è andare a scremare queste offerte e premiare chi effettivamente stia facendo un buon lavoro. Poi si augura a tutti un successo come quello di Raf Soef, però non è necessario, e forse per la poppizzazione, per la diffusione di quella cosa lì, è meglio avere meno bocche e più produttori di grande offerta. Si è visto con le IPA, una volta le IPA buone, quante ne trovavamo in giro? Certo. Adesso, beh, c'è tantissima offerta di IPA buone, sia di grido che non. A questo proposito, siccome io ti seguo molto sui tuoi social, mi diverte un sacco il modo in cui ti esprimi, perché 9 volte su 10
usi il linguaggio, io sono un po' più vecchio di te, per cui tante volte il tuo linguaggio io lo capisco fino a un certo punto, ci arrivo facendomelo spiegare, ok? Però noto spesso l'uso della parola hype, il concetto di cavallo, questa cosa no, molto no, legata al... Allora, quelle sono varie stupidate, alcune anche inside joke che si è sviluppato Certo. tra amici, la questione cavallo, tra l'altro una cavolata che abbiamo detto per prendere un po' per i fondelli questo personaggio social molto famoso che è il gestore il proprietario della gintoneria, insieme a Paolino, Mauro e altra gente, ma il linguaggio dei social è un linguaggio molto importante in questo momento, non... Cioè, spesso si vede anche tranquillamente che si cavalca anche un po' questa cosa, cioè si sfrutta per poter avere una comunicazione più efficace. Però è una cosa fondamentale, la comunicazione ora è tutto a livello... Io, alla fine, se tu mi vieni a dire cosa hai, che lavoro fai? Ho un'enoteca per la birra. Spari così, il comparto social non è previsto nel pacchetto, non era previsto nel pacchetto fino agli ultimi anni, dove ora, se non hai Certo. un minimo di idea, che non deve essere una cosa molto provocatoria, magari come faccio io, molto altisonante, ma ognuno deve avere la sua voce, trovare una propria voce per poter comunicare ora è importante. Allora faccio un'altra marzullata, la metto in questi termini qua, cioè non è hype ciò che è hype, ma è hype ciò che hype si fa diventare. Anche quello, e se vogliamo parlare di iconoclastia birraria, possiamo anche farlo. L'hype, come dicevamo prima, può essere qualcosa corrispondente con un'alta qualità, stiamo parlando di RAF, ma potrebbe anche essere semplicemente legato a un concetto di nome, di fama. Quante volte ci è capitato di fare battute magari a birrai di successo, ma te se anche pisci nella bottiglia, la gente se lo viene a comprare. La voglia, certo. Certo. Poi, grazie a Dio, non è quasi mai capitato, però nel senso, è innegabile che ci sia talvolta a volte un consumo legato alla fama, al nome. Quanto la fama la facciamo noi e quanto se la fanno da soli, però, perché il senso della mia domanda era quello lì. Ma Cioè, in guarda che in realtà. realtà è vero, cioè, non è una cosa. Il mostro dell'hype si mangia un po' da solo. Vero? Fa Si questo effetto alimenta. feedback. Cioè uno può arrivare tirando fuori la figata, ma se la figata, qualcuno si incomincia a vociferare, faccia schifo, Finisce non lì, vero? funziona più. L'hype va anche mantenuto e a volte la cosa bella di fare questo lavoro con un certo pelo sullo stomaco è andare a snidare i prodotti che poi effettivamente non ci piacciono o non riteniamo qualitativamente validi. È bello anche quello. Tu pensa quante realtà commerciali, attività hanno fatto delle magre figure, e non parlo tanto di palo, come importatori, anche cercando di importare birre dall'America usando i vecchi modi di importazione. Sì, certo, poi dopo Infatti, arriva tutto stanco. Certo. una volta che i birrai, invece di farsi delle birre nel pentolone e basta, che fossero da una scuola o che fossero dal pentolone, hanno incominciato a prendere e comprarsi e studiare ancora di più e leggere il manuale, i loro fornitori. Fare delle materie prime sempre più fresche, magari addirittura andare in America a vedere, se parliamo dell'IPA, i metodi di lavoro, ci si è riscontrati scontrati con una realtà oggettiva, cioè che certi prodotti, secondo i canoni e i metodi di importazione standard, non conviene neanche comprarli, non conviene toccarli. Certo, assolutamente. C'è Nicola in linea Nix che ci chiede, anzi ti chiede, e qui è chiaramente la provocazione classica di Nix, secondo te ha cambiato più volte nome la fiera di Rimini o hai litigato tu più volte con Schigi e Ricci? No, ma va, no, sicuramente ho litigato più volte con Schigi e Ricci. Tipo una volta al giorno, finché Schigi non l'hai bloccato su Facebook, qualcuno Sì, fa notare. in questo momento l'ho bloccato io. È stato un po' un brivido, devo dire, perché la prima volta che capita in genere mi bloccava lui. Però così, ma viviamo di scaramucce, noi ci vogliamo tutti bene comunque. Infatti, la mia domanda in realtà è di questo genere: fino a che punto è wrestling birrario e fino a che punto invece poi questo potrebbe trasferirsi in una vera inimicizia, alla quale in questo momento non credo, e lo dico così. Guarda, io vere inimicizie ne ho viste poche. Una per delle
persone che ho visto litigare più con tutti, compreso con sottoscritto, era il buon Bottoni. Ah, certo. Lorenzo ha litigato, vi ricordo che avevo 20 anni quando aveva fatto un post sul blog ufficiale del birrificio, Filippo Garavaglia vaffanculo. È stato molto bello. E tra l'altro avevo anche litigato una volta lì con Davide Marinoni. Ma alla fine purtroppo si sta... È una cosa che sta cambiando negli anni. Il wrestling birraio era bello perché nasce dal concetto di wrestling. Questa cosa è nata prima il gruppo i Toby Birra, a cui non partecipavo perché ero ancora troppo giovine, poi il Mobi, il forum del Mobi, poi si è passato al Barbiere della Birra e ora analfabeti. Il wrestling birraio prende appunto il nome dal wrestling, che è finto ma serio. Cioè non bisogna farsi veramente male, ma è un esercizio di stile. Il problema è che questa cosa, ora che si è passati da un canale, il forum, a il gruppo di Facebook, sì, che è un numero enorme rispetto proprio di utenti, eccetera, ma si parte, cioè, chiaramente è molto più diffuso. Certo. Però vi ricordo che sui social, comunque quando la cosa diventa diffusa, salta fuori il 5G che causa il coronavirus, salta fuori l'antivaccinismo, salta fuori la menata di mettere la scopa in piedi perché è magia, c'è l'allineamento degli assi terrestri. Salta un po' noi quelle cose lì. E purtroppo vedo che a volte certe butad su internet vengono prese come troppo serie. Abbiamo dovuto cambiare giustamente il metodo di linguaggio, non si litiga più ferocemente come si litigava una volta, quello penso l'abbiano visto tutti. Ricordo delle robe al limite, ben oltre il concetto di denunciabile ai tempi. Per cui... Ma a questo punto io ho già finito la birra, penso ne berrò un'altra. Bravo, bravo. E non è Pasqua se non c'è le dolle. Fantastico. E questo è creare hype sulle dolle e non ha bisogno. È imbarazzante. Questa persona per l'appassionato di birra è riuscita ad essere più in casa dei parenti. A Natale, a Pasqua ce l'hai sempre in casa. Grandissimo. Questa visione su un certo passato, no, dell'ambiente, quel dietro le quinte, no, della birra è molto carina, perché hai un po' aperto il velo che c'è dietro un certo modo di intendere la discussione, quindi è stato sicuramente molto simpatico. A proposito però di cose dietro le quinte, Simon Mattia te la butta lì, ma c'è mai nessun cliente che si è riconosciuto nelle definizioni che tu ogni tanto butti fuori, tipo la cretina con il cagnolino, il demente? Non c'è mai nessuno che ha detto, ah, ma guarda, quello sono io. La cosa che mi lascia molto, molto stupito è che le persone si ricordino le minchiate che sparo. Questa è la bella roba, la cretina con il cagnolino, chi cazzo era? Ma, molto bella questa cosa. Ma magari, no, perché, ho capito. Ma qua, si sta parlando comunque di individui che vi devo dire molto borderline e appellati in quella maniera, perché si tratta di una persona che mi ha chiesto di procurarle un bicchiere per poter far bere il cane, la birra. Io sfido qualunque amante degli animali a dirmi che ho fatto male a dare della cretina, santo Dio, cioè, far bere birra a un cane non mi sembra la cosa più adatta. Però questa cosa, secondo me, rivela quanta responsabilità noi abbiamo nell'aprire la bocca, perché purtroppo alle volte potrebbe essere che le cose che diciamo vengano poi travisate da tutto l'universo mondo. Ma è quello che parlavamo prima, c'è una percezione del lavoro del pub e del publican, o anche solo del cameriere, che è molto differente dallo stato reale dei fatti. Le persone si ricordano di noi nei momenti in genere felici, di scarico, di relax. Difficilmente uno ha un ricordo del proprio pub legato a un momento di tensione, a un momento di litigata. Ma quei momenti lì esistono, e il mantenere il controllo di un locale che alla fine è un locale A, pubblico, B, vende alcol, che non mi sembra una bevanda che rende la gente tranquilla. No, fino però contraria, è una sostanza psicotropa e può essere punta a un certo livello. Una parte anche dello stress è la gestione comunque di una molla di persone molto grande, esagitata e felice. Talvolta sorridiamo e basta, a volte bisogna anche dover fare purtroppo un ruolo che, cioè, se vogliamo dire a livello legale, è un incubo.
Sì, sì, no, noi purtroppo siamo ufficiali di ordine pubblico senza essere ufficiali di ordine pubblico, quindi da lì discendono un sacco di problematiche. Un giorno o l'altro potremmo affrontare questo argomento per i nostri clienti raccontandoglielo da un punto di vista diverso. È una questione anche di, ma anche per poter mettere in condizione di poter tutti godere dell'atmosfera bella, sì, di sì, che talvolta sì, sì. La risposta che la percezione che qualcuno ha, ma questo cosa cavolo vuole? Però se stai disturbando le 8 persone attorno a te, la devo dirti. Sì, sì, chiarissimo. Bisogna avere la capacità di intervenire al momento giusto e nel modo giusto e con il tono giusto. È tutto molto divertente. Ho due domande specifiche su bere buona birra, alle quali io posso dare una risposta, ma preferisco che la dia tu. Una è di Dario e l'altra invece me la sono persa, ma adesso mi salta fuori. Quella di Dario è questa. Ma quante spine hai e che stile prediligi? Lui non è mai stato da te, per cui raccontagli come se fosse la prima volta. Nessun problema. Allora, il locale è partito con 3 spine e una pompa inglese, adesso invece ha 5 spine a CO2 e una pompa inglese. Ruotiamo, rotazione forzata, come ogni beer shop in genere con mescita fa, per cui non c'è quasi mai lo stesso fusto dietro l'altro, ma si vede, si può rincontrare dopo 2-3 settimane a cambio di cotta magari. Come stili, questa cosa è un argomento di cui è inutile negarlo, se ne parla tanto nel settore tra i publican. La scelta di spine e la scelta di offerta. Ogni locale genera la sua offerta, cioè il publican sceglie cosa buttare e cosa proporre alle persone. Però c'è anche l'effetto, il concetto di ventaglio, poter dare alla persona che arriva al locale un'offerta più ampia possibile. Io in questo momento da sempre ho sempre voluto avere una birra di facile beva, classica, Pils, Lager, del mondo in genere Lager, Ales, o magari ogni tanto qualche blonde, ogni tanto qualche golden ale. Certo. In genere le golden ale già poi le sposto o le metto già sulla pompa inglese, perché la pompa inglese io l'attacco solo per stili inglesi che siano adatti alla pompa. Se anche, non so, a volte mi capita magari con tipo già le imperial stout, imperial, comunque le cose già troppo strutturate, evito di metterle perché secondo me il mouthfeel cambia tanto, non è più piacevole. Poi adesso già abbiamo incominciato a mettere da un po' di anni a questa parte sempre una linea sour, di sour, però non sour tradizionale, perché siamo anche vicini all'ambic, è inutile andare a fare lo stesso tipo di offerta, è una stupidata. È bello anche appunto creare rete, creare giro, creare un po' di zona. Allora mettiamo il sour, che in genere è Nino, Sara e tutta la crew dell'ambic non propone spesso, che sono le sour molto facili, le kettle sour, o anche magari quella cosa che qualche tradizionalista vede come un incubo, le sour molto moderne, molto veramente piene di frutta. Poi abbiamo una spina in cui mettiamo gli stili che purtroppo, anche se il lavoro si continua sempre a fare, nel mio caso vanno di meno, per cui stili belga, Doppelbock, Saison. Ultimamente ho visto un grande ritorno delle stout e dell'Imperial Stout. E poi le ultime due linee le teniamo sempre per le luppolate, o leggera, o forte, o media, fortissima, o magari adesso che sono arrivate anche le Neipa, qualcosa in stile Neipa, qualcosa in stile Vermont Ale e qualcosa più secco. L'importante Certo. è non avere mai un'offerta banale e ripetitiva. Sì, un bel equilibrio. E sempre a proposito di bere buona birra, aprirai mai dalle 18 alle 2? Cioè, hai intenzione, puoi farlo come licenza? Allora, licenza sì, perché praticamente da quando c'è stato il decreto salvo, cos'era il decreto, come si chiamava quello, non era Salva Italia? Qualcosa del genere. Comunque, la liberalizzazione delle aperture, uno può fare fondamentalmente quel cavolo che vuole, salvo regolamenti particolari locali. Io per regolamento condominiale però non posso andare oltre le 11 di sera. Ok. A mezzanotte la sforiamo avvisando i condomini. Sempre, ma il tipo di locale non si presta all'apertura notturna. Già la mezzanotte è un limite massimo. Non è solo per frasi del cavolo, tipo ma sai i mostri che arrivano dopo, ma è anche per il tipo di offerta che ha il locale. Il locale, non avendo neanche un'offerta di alimentari, essendo più votato al consumo in loco e asporto di birra e basta, si presta poco un'apertura notturna, diventa un po' meno accogliente, poi comunque dopo una certa ora esce un certo quantitativo di persone,
e il locale è piccolino, per cui non credo proprio di poter, ma non è neanche mia intenzione arrivare fin lì. E poi non lo nego, già con questo lavoro sono fisicamente a Milano, lascio perdere il lavoro che faccio fuori, in genere dalle 3, e mi detto io esco da quel cavolo di locale, se va bene, a mezzanotte e mezza l'una. Per Sì, cui ora che torno a casa tirare... è finita la giornata. No, Vorrei anche avere una vita, cioè vorrei sopravvivere, ma ragazzi. perché devi avere una vita? Dai, su, Ma parliamo. infatti, ma legato Secondo alla sedia. te, parliamo di un domani, c'è spazio ancora per aprire un beer shop senza taproom? Cioè senza spine, in buona sostanza, senza mescita direttamente. Ah, no, il bottle shop non, salvo qualche raro caso di strani permessi o di situazioni particolari, io non credo che il bottle shop classico possa ancora funzionare, ma sto vedendo anche comunque giù a Roma tanti colleghi hanno riconvertito la loro attività, e aumentando anche la somministrazione. Poi ragazzi, sono tutte supposizioni. Ho tanto piacere a essere smentito, anche perché sono nati così i bottle shop. Certo. Cioè, il beer shop nasce come bottle shop. Se c'è qualcuno che riesce a stare attivo e funzionale così e essere contento del proprio lavoro, ragazzi, fate benissimo. Questa invece ti aggiungo una domanda io che ti faccio io pur sapendo la risposta ovviamente, ma mi piace che tu spieghi a chi eventualmente non ti conoscesse proprio per la location, come hai risolto il problema di non avere possibilità di far da mangiare? Ma in realtà non è che non abbia la possibilità, eh. La tavola fredda potrei tranquillamente farla. È una scelta. È stata una scelta mia che ho fatto all'inizio, dovuta anche al fatto di non avere le possibilità nel personale per poter far partire una tavola fredda. E poi ho preferito mantenerla così perché dà un tipo di. Dà una caratterizzazione al locale. Tanti ora sono abituati, sono contenti di poter venire da me e scegliere cosa mangiare, farselo portare, portarlo da casa. Mi piace così in questo momento, sono convinto che sia la mossa migliore perché temo tanto la banalità, temo tanto tipo di arrivare, non essendo nato il locale in maniera diversa, arrivare a fare una cosa banale, già vista o comunque che non abbia mordente e quindi snaturare un po' l'atmosfera che ci sia nel locale. Certo, ok, mi È una cosa sembra. da cioè, tra l'altro ho letto anche il Petarrone che mi scrive a quando è che ne apri un altro. Io non, sicuramente a Milano non apro un bere buona birra, ma non penso che vorrei aprire un altro bere buona birra. È una roba bella, ma non penso di voler aprire un altro con lo stesso tipo di offerta. Perché Ok, molto chiaro. non, su Milano poi non ne vedo tanto lo scopo, c'è già tanta offerta per il consumo che abbiamo. È molto più interessante, secondo me, parlando di prima della Milano Birrai, Milano la Mecca, che tutti dicono: ah, il futuro. Futuro un par de balle. Secondo me il futuro non è a Milano, non è neanche la Lombardia, ma è ovunque. Il futuro è tutto quello che non è il centro grosso, quantomeno nelle situazioni regionali dove esistono già realtà di comuni di concetto di hinterland, di provincia. Terra a terra, so di tanti anche quartieri. Tu quando hai aperto l'operazione Pinte Romane, hai fatto questa cosa che era molto bella, andare a diffondere la birra dove non è raggiunta dai canoni classici. Dal mainstream, Non certo. Sì, si può assolutamente. pensare di fare ancora sti cacchio di locali tempio birraio. Bisogna fare dei locali molto diffusi, portare la birra nei quartieri, creare la birreria sotto casa o la birreria del paesello. Quando ero solo un consumatore ed ero grasso e felice, c'era un bellissimo locale che adesso ha. Non so se si è chiuso o semplicemente abbia venduto, comunque non è più la stessa gestione, che era lo Zimè Pub. Non ce Lo l'ho presente. Zimè era in zona verso già la Lomellina, molto molto bello, era a Besate. E quello che era molto molto bello perché in un punto dove fondamentalmente non c'era niente, ragazzi, non c'era niente. Ho creato un posto in cui al tempo potevo andare lì e bermi sì l'Augustiner Redestoff, ma potermi bere anche Bidù, Lambrate, Orso Verde, ogni tanto prendeva qualcosa dall'estero, con prezzi anche più bassi, in quanto essendo fuori non aveva i nostri affitti, i nostri oneri, le nostre spese, e vederli belli, pieni, persone che bevevano anche senza troppe seghe mentali, se vogliamo.
Però quella è diffusione della birra artigianale, non è creare l'ennesima mecca birraia con 24 spine e un'offerta da grido delle ultime pastry stout e pastry sour e nepa dell'ultimo momento, ma è il concetto del supporto del locale, supporto del local brewery, supporto, quelle cose lì erano importanti, le abbiamo molto perse secondo me. Sì, è abbastanza vero, in effetti hai citato un progetto che a me è rimasto ovviamente molto dentro, avendo poi avuto delle vicissitudini che mi hanno impedito di portarlo avanti, ma in effetti il senso che c'era dietro era quello di uscire un po' dal giro, dall'idea del centro, eccetera, di andare a cercare delle zone dove effettivamente la diffusione non sia tale da poter letteralmente iniziare dalle basi. E tra l'altro la risposta, secondo me, era molto, molto positiva, era proprio molto immediata. Quindi uno dei miei locali preferiti, cioè i locali più belli che vedo su Milano, a me piace un sacco l'ambiente che c'è. Madonna, ecco, l'apsus freudiano dovuto alla Boscun, che tra l'altro ammazzerà abbastanza quest'anno. Picchia. Più che altro è bella traduzione perché non si sente per niente l'alcol e va giù che è un piacere, chiaro, non è la stile nata. Ma io intanto mi apro un'altra bottiglia, così mentre tu pensi a cosa ti sei dimenticato, io mi apro questa Bionoc, la Sambuca. La Sambuca. Quella cos'è che? Guarda, non ho preso, questa bottiglietta non ho fatto assolutamente in tempo a assaggiarla, cioè pazzesco, pazzesco. Senti, c'è Lorenz che ci chiede una cosa. Tra l'altro Marco e poi dopo Lorenz, che vengono più o meno dalla stessa zona peraltro. Quanto conta il parere dei tuoi clienti nei confronti dei birrifici che eventualmente tu ancora magari non hai toccato? Cioè ti aiutano i clienti nella scelta, nell'andare a ricercare novità o è qualcosa a cui lasci completamente il tuo intuito? No, allora te lo dico più sulla... non vado a fare le capolismi del tipo è importante sempre sentire la clientela, bla bla, non voglio fare quelle capolismi così. Ti dico la prova empirica che ho avuto io. In questo momento, essendo molto attento un po' sulle ultime mode, le ultime cavolate, non è tanto il cliente, ma a volte è capitato, non lo nego, a volte è capitato che mi dessero qualche imbeccata, è più dai consumatori stessi, da chi di loro ha la possibilità di prendere e andare in giro e viaggiare, o vedere anche magari i gruppi online, i gruppi Facebook ha aiutato tantissimo, perché prima eravamo su questi gruppi partigiani e invece ora si parla di intere comunità, di tante impressioni social, tante immagini, tante bombardamento, se vuoi. Per cui cioè, basta semplicemente stare un po' attenti, sapere dove guardare, che possono essere trovati nuovi trend, ma anche semplicemente i nuovi spunti a cui attaccarsi. Ma ripeto, non è assolutamente falsa che i clienti siano importanti, anzi, molto spesso è capitato, ma senza andare a cercare le nuove novità, le figate scovate in giro, anche semplicemente come declinare la nostra offerta. Sì, sì, chiaro. È dovuto anche da quello che il cliente, a volte noi magari ci sbattiamo per recuperare la figata tot, ma vediamo che alla fine per fruibilità non è, alla fine della fiera magari spengono il nostro hype a volte. Sì, sì, vengono certo. A far notare quelle cose che uno non va magari, chiude un po' l'occhio e uno incomincia magari a tarare anche meglio la propria offerta. Talvolta è molto, e questa cosa si vede perché il lavoro di collaborazione che sto facendo con Paolo è dato anche a questo, che molto spesso noi limitiamo l'acquisto di collaborando l'acquisto delle ultime figate super costose, perché tante volte capita che non potendo assaggiarle tutte prima, dei super prodotti super costosi non valgano il prodotto che ti fanno a 50 km da casa. Certo. Però è una sperimentazione, è un rischio, è la scommessa del provare un prodotto. Sì, ma va anche fatta, poi fa parte un po' del gioco. Vabbè, ragazzi, certo, e questo, certo. Questo in parte risponde anche a Lorenz, che giustamente diceva sì, adesso in questo momento ovviamente la gente si è attaccata a internet, segue le vostre indicazioni, eccetera, ma ritornerà davvero a provare le cose da voi? Sì, certo che torneranno da noi, c'è questo interscambio in realtà, perché la gente viene a provare e tante volte invece ti porta le idee, quindi bisogna un po' essere, bisogna sapersi arricchire a vicenda, un po' al di qua e al di là del banco, secondo me. Ma il pub è comunicazione, per cui la comunicazione, esatto, se, se,
Se è sterile non vale neanche la pena farla. Assolutamente. A proposito di comunicazione, Fabio ti domanda, ma quanto tempo trascorri a cercare meme in giro? No, quello ragazzi è la mia forma di dipendenza. Una delle sue forme di Invece di passare alle pippe o passare alla droga o passare alle macchinette, scelgo i meme per i miei picchi di dopamina, per cui la memetica è importante. E poi è dovuto anche al fatto di non poter sembrare, cioè di non poter mai dare la mia vera immagine all'internet. Zuckerberg non avrà mai il mio vero pensiero, per cui lo inondo di puttanate dalla mattina alla sera. Allora, ci confermano intanto Antonio, adesso ho detto Antonio perché ho letto, ma in realtà è Nino Maiorano, ci ha confermato che Zime purtroppo è chiuso, e questo è penso. No, si è chiuso, ma non mi ricordo se è solo ceduto No, o se ha avuto cioè, è un'altra realtà proprio nuova scaduto il contratto dietro. d'affitto, quindi poi ha chiuso questo. Ti comunico quello che leggo di qua. Ah, comunque il lapsus è rientrato, stavo parlando del brioschio, a me l'anima del Ah, ecco, brioschio bravo. manca. Sì, guarda, in realtà sì, hai toccato un posto che a me è carissimo, nel senso che io lo vedo proprio come un punto d'arrivo ogni volta che ho un problema enorme di quelli che dici è insormontabile, che poi lo sai che non lo è, ma c'è quel momento in cui devi per forza un po' piangerti addosso. Ecco, lì è il mio punto di riferimento perché io trovo la pace al mio bancone, lì è il mio bancone dall'altra parte. Cioè, vado da loro e che ci sia Mario, che ci sia Samuele, o anche se non ci fosse nessuno dei due, la verità è che mi piazzo lì. E in qualche modo ritrovo quell'equilibrio che mi manca. Poi io Guarda, lo vedo così. proprio, tra l'altro loro sai che sono molto appassionati del Samuele, particolarmente alla serie Cheers. Vero, sì. Quella cosa è vera, quella serie è una serie che, per chi non se la ricordasse, magari le persone più giovani, questa serie è ambientata in un pub che tra l'altro è inammezzato, una situazione molto strana che qua non si è mai vista. Un bar aperto in una sala anticamera di un ristorante di pesce sopra, è famoso perché i protagonisti entrano e vengono salutati subito all'entrata, che è una cosa tipica del pub. Quando uno è un cliente fisso viene salutato appena entra, questa cosa è molto importante. E la sigla parlava di dove sanno il tuo nome. Questa atmosfera molto calda, molto rilassata. E a me il Brioschi piace per quello, perché è un'atmosfera calda, rilassata e poi bella perché è di quartiere. Sì, molto vero, perché è proprio fuori dalle strade principali, per andare devi andarci apposta, non c'è un altro modo, cioè non ci capiti. Sì. Quindi ha molto questo tipo di impostazione da locale della zona, è veramente figo, sì, E sono poi d'accordo. comunque arriva da persone che hanno maturato Io voglio un'esperienza di assolutamente. lavoro, si vede che è una cosa matura. Sì, certamente. Marco ci domanda, se c'è qualche regione birraria italiana alla quale insomma, pensi di volerti avvicinare, che magari non hai trattato tanto fino ad oggi. Guarda, una regione in particolare non è che abbia delle particolari, si è votato a una regione tot. È chiaro che quando uno incomincia magari a lavorare con una zona, poi magari riesce a prendere contatto con tante altre lì. Non è un segreto che a un certo punto anche poi con la distribuzione abbiamo incominciato a distribuire Rebels e Jungle Juice, da cui ci siamo separati recentemente con Jungle, ma con Rebels continuiamo ancora, fuori, diciamo, come risultato da una serie di eventi fatti al locale. Io al locale abbiamo tanti amici a Roma, ho visto un po' di amici che incominciavano a parlare di queste realtà nuove, erano al tempo, erano Ritual Lab, Sì, Rebels, Jungle Juice, e mi sono subito fatto dare i contatti dagli amici e ho fatto queste 3 settimane di takeover romane. Adesso sto collaborando un po' con Carmelo appunto di Montpio de Gardena, sempre che si possa avere più un cavolo di locali. Non mi dispiacerebbe guardare anche un po' in quella zona. Ho già provato a fare un po' di giri con Passion Brewery. Ci sono altri birrifici che vorrei provare ad andare a vedere, andare a provare, anche perché non nego, a me camminare in montagna piace, per cui lo prendo come scusa per poter prendere e andare. Però non c'è una regione in particolare. Quando qualcosa mi va a colpire, poi si comincia a cercare attorno. Ok, c'è Riccardo che ti lancia una domanda con una provocazione intrinseca. Cosa ne pensi del fenomeno hard seltzer? In realtà
Possiamo togliere l'audio. Bip, bip, Ma bip. stai scherzando? Guarda, la domanda è qua sotto. Quindi. Io ho un sacco di paura. Perché è divertimento a livello zero. Non so se qualcuno di voi abbia mai visto un film con, mi pare fosse con Rock Hudson, dove a un certo punto questo Rock Hudson e Doris Day, forse era solo con Doris Day, non mi ricordo più. Dove questo pubblicitario doveva inventarsi un prodotto rivoluzionario. Allora incomincia a fare prima la campagna marketing senza avere il prodotto. Alla fine trova un super scienziato che gli fa: guarda, inventami qualsiasi cosa, e questo gli inventa l'alcol in caramella. Per Fantastico. cui quella cosa qua esplode perché lì già, questa è l'invenzione del secolo, è la sbronzola a 20 centesimi di dollaro. E il concetto è lo stesso, l'hard seltzer è veramente un prodotto di conoscenza zero. Perché ha la stessa fruibilità di una soda, senza avere la dolcezza della soda, ma ti fa come un maiale. Cioè, è veramente rendere droga pesante anche un prodotto a 5 gradi, che in genere è noto, questo fa 9, fa 9. Un prodotto che in genere è fruibile perché è facile. A me hanno divertito parecchio, ne ho provate a berne un po' in scambio con dei geek americani che sono venuti a fare un po' di scambio con dei geek di Milano. Li ho incontrati e mi hanno portato questa cassetta di White Claw, tra l'altro. È pericolosissimo. Cioè, è un po' come l'utilizzo che fanno degli psicofarmaci in America. Per le persone con l'ansia le calmano. Lì ne prendi 8 e poi ti risvegli in galera che hai sparato uno dopo una rapina. Fantastico, cioè, Cioè, è veramente bello questo approccio ho perché. fatto una sera, posso portare a testimonio il Paolino dello Sciallo e Eleonora di Mutnik, una serata a White Claw in cui sono andato anche a Birrificio Italiano Milano ed ero tuonatissimo, tuonatissimo. È stata un'esperienza pazzesca, pazzesca. D'altra parte, le cose per conoscere vanno provate e poi dopo si discute se vale la pena oppure no. Giustamente lì gli fa notare che un po' te ne sei bevuti 10, quella voce della verità mi spiace per te. Ma in realtà la cosa inquietante è questa, che ne ho bevuti solo 6, se non sbaglio, ma erano di fila perché è acqua. La fregatura è quella, è acqua. Cioè, ed è anche sbagliata questa cosa, cioè è sbagliata. Se uno la va a prendere come prodotto per bere e stare fuori come un balcone, cioè, farà dei danni che uno non che immagina. Perché la cosa bella della birra, quella anche artigianale, è che noi riusciamo a limitare i nostri animaleschi istinti di beoni, creando dietro un cambiamento di gusto, una ricerca, una storia, potendo parlare di questa cosa. Gli hard seltzer arriveranno a creare mostri che se ne petrogliano 5 e poi escono in strada. Ci sarà da ridere, ci sarà da ridere. Assolutamente sì. Senti, io starei a parlare ore con te perché mi sto divertendo un sacco e potremmo andare avanti all'infinito, ma poi noi abbiamo un timing che dice che siamo arrivati alla fine di questo excursus semiserio, ma in realtà io penso serissimo sotto sotto su quello che è il nostro mondo di oggi. Non è tanto, è vero che il tono sia importante a seconda della situazione, ma non è il tono che qualifica la discussione, secondo No, no, assolutamente, sono molto d'accordo con te. Abbiamo, secondo me, toccato tanti argomenti in maniera assai più profonda di quello che era l'aspetto generale che abbiamo dato a questa conversazione. Io ti voglio ringraziare, ti mando un abbraccio Ma virtuale a grazie a voi, distanza. guarda, mi spiace non aver seguito abbastanza tutte le altre puntate perché dovendo, grazie a Dio, lavorare un attimino in questo periodo di. Purtroppo sono sempre in giro. Ringrazio comunque tutti per la partecipazione, che vedo che sono in tanti e mi hanno fatto Sì, divertire anche assolutamente. Ok, grazie mille, io ti ringrazio a me. ancora. Grazie a voi, grazie a Lancio tutti. la nostra sigla non prima di avere ricordato che domani siamo in onda sempre alla stessa ora alle 16:30 e domani avremo Michele Galati. Bellissimo, bellissimo! Chiudo così. Ciao, grazie.